Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: guai a voi farisei, che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erbaggio, e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava curare senza trascurare le altre. Guai a voi farisei, che avete cari i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Uno dei dottori della legge intervenne: maestro, dicendo questo offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottore della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Ben ritrovati da parte di Don Enrico Dondero. In questi giorni la liturgia ci propone alcune delle parole più incisive di Gesù. Parole che fanno emergere la forza della verità che tocca le profondità della vita spirituale e sociale per scuoterle. Gesù infatti indica fuorviante il modo di intendere e vivere la religiosità quando non corrisponde alla verità rivelata. Verità rivelata da Dio. Amare qualcuno significa volere il suo bene e dunque aiutarlo nel cammino della conversione. Amare è annunciare il bene andando al cuore delle cose. La fede non ci insegna a vivere additando gli altri o cercando like sul sociale. La fede ci insegna a vivere sotto lo sguardo del Padre per cercare la sua infinita misericordia. È bello e importante tornare al cuore della nostra fede. Cuore della nostra fede che consiste nel sentirsi figli di Dio. E la figliolanza cresce in noi quando la smettiamo di ritenerci esperti di vita o siamo troppo esigenti con gli altri. E poi la figliolanza ci apre alla fratellanza, che vuol dire accogliersi gli uni gli altri nell'amore misericordioso del Padre. Imparare ad amare come Gesù, vivere lo spirito dell'amore. Arrivederci, a domani.